mie spalle ci sono gli Emansuat, che arrivano dall'Alaska, nativi del Nord America. Sono importanti per me perché il mio inizio di questo sogno è iniziato proprio perché mi interessava conoscere realmente chi erano i nativi del Nord America. Sono sempre stato appassionato fin da giovane del conoscerli. E non credevo a quello che mi facevano vedere nei film hollywoodiani su certe storie, per cui ho incominciato a contattarli, a vederli in alcune manifestazioni. Da lì è nata la mia voglia appunto di conoscere qual era la reale situazione loro, qual era il loro passato, e da lì mi sono accorto che tante altre persone come me avevano bisogno di conoscere realmente. Il fatto che loro siano qua per me rappresenta appunto un sogno che si sta avverando, il fatto di vivere in mezzo a tutti questi popoli e creare questa reciproca conoscenza e automaticamente riuscire a soddisfare quella parola importantissima che per me si chiama rispetto. Questo mio desiderio poi si trasmette in questo festival, che vuole proprio cercare di far tornare a riconoscere, a imparare, ad ascoltare le persone che vivono nel nostro mondo, che purtroppo sono talmente stressate, non hanno più il tempo di ascoltare, dare loro questa possibilità. Corso Asteco i ragazzi incominciano a far sentire, a far conoscere qual è la cultura, che è basata tutto sulla natura, gli animali, gli elementi. La ragazza che porta il fuoco sta purificando i danzatori e il luogo dove avviene questa conoscenza. Questo è un armadillo che è una trasformazione dalla cultura, per cui dall'animale che viene a rivivere ancora grazie allo strumento musicale, che è una miscela con quello che poi è successo dopo l'arrivo degli spagnoli, per cui si è trasformato in uno strumento musicale. Questi amici arrivano dalla lontana Yakutia, la regione più fredda del pianeta, che durante l'inverno raggiunge meno 60. E dopo 4 giorni di viaggio in pullman sono finalmente arrivati qua da noi a raccontare la loro cultura. Questi sono gli altri nostri amici che arrivano da molto lontano, addirittura dall'isola di Pasqua, il famoso Rapa Nui. Ecco qui gli aborigeni australiani con il casco di giridù e i danzatori della classica danza del canguro. Significato per noi importantissimo, ma soprattutto per loro, perché dopo 3 anni di tentativi finalmente ce l'abbiamo fatta, e soprattutto siamo contentissimi perché loro hanno avuto il giusto onore di presentare la propria cultura al di fuori della foresta, raccontarsi che esistono ancora, probabilmente una delle popolazioni più antiche del pianeta, gli ultimi conoscitori della foresta, e li stiamo tagliando. Che come ormai stiamo cercando di dire molto tempo, glielo stiamo tagliando in molta percentuale anche noi italiani, ed era giusto che venissero qua a raccontare che si sta perpetrando questo disastro ambientale e culturale, perché l'AIDS, la schiavitù, sta distruggendo questa popolazione, che veramente ormai vivono soltanto in alcune migliaia di persone in Camerun e in alcuni altri paesi vicini. Non posso immaginare un mondo senza pigmei. Sono il primo uomo bianco che sposa una donna Masai, non è mai successo, ovviamente sono molto onorato e ringrazio per questo i suoi genitori che hanno accettato, anche se questa cerimonia dello zucchero per la domanda del matrimonio mi costringerà, tra virgolette, mai fatto in vita mia, a portare 11 mucche come dote alla loro famiglia. Come tradizione i Masai hanno tante mogli, per cui uno dei miei prossimi tanti cognati.
con la mamma e il papà, che è un importante capo Masai, che nella sua gioventù ha ucciso ben 5 leoni e con le lance, per cui è una persona sicuramente di una certa forza. Siamo conosciuti la prima volta che siamo venuti noi, gruppo dei Masai in Italia, per presentare la nostra cultura Masai, e lì l'ho conosciuto per l'esempio della manifestazione, che diciamo amore a prima vista. Essendo il primo musungo a sposare una ragazza, il primo a arrivare al villaggio, quindi è stato anche un grande onore per loro avere la loro figlia, essere la, diciamo, la prima per me a sposare una persona che arriva fuori dalla nostra cultura e dalla nostra città. Questo è lo spirito del pianeta, tutti questi popoli che arrivano qua e si conoscono, si amano perché rappresentano tutti un'unica cosa, l'amore per la propria cultura e per la terra. E inevitabilmente che per loro nasce qua un rapporto incredibile che molto spesso si va oltre. Tanto è vero che quest'anno inizieremo questo lavoro per costituire un'assemblea dei popoli indigeni proprio qui durante la manifestazione.